Nuova stagione al via per il Tegoletto Volley che quest'anno compie 25 anni di vita. La storica società della pallavolo ha presentato nei giorni scorsi tutte le proprie squadre e lo sponsor tecnico Decathlon Arezzo, alla presenza di atleti, genitori, tifosi e amici del Tegoletto Volley. Sono ormai 18 anni presidente di questa società. Consideri che questa società ha 25 anni, quindi ormai sono un nonno, diciamo, come presidente della pallavolo. Molto faticoso. Ma non tanto gestire la società nel suo insieme, ma gestire rapporti con i genitori che molte volte pretendono magari cose che magari la realtà non possono pretendere. Pertanto è più difficile la gestione dei genitori che la gestione dei ragazzi. Diciamo, gestendo questa società, queste sono le problematiche. Io credo che sia un dovere istituzionale e civile delle amministrazioni investire sui giovani, investire sullo sport, e quindi da parte nostra il nostro dovere è quello di creare e mantenere in efficienza impianti sportivi, come appunto succede a Civitella. Abbiamo due palestre, abbiamo un campetto da calcetto, uno stadio comunale con una pista di atletica che è proprio in rifacimento nei prossimi mesi. Quindi questa è una nostra mission, perché riteniamo che lo sport sia un esempio di crescita, di vita sana dei nostri ragazzi. Per Decathlon, soprattutto, supportare le attività delle società sportive che oggi più che mai durano, no, molta fatica per cercare di portare avanti lo sport e dare un'alternativa sociale e sportiva molto importante ai bambini di oggi, ma soprattutto anche ai ragazzi di domani. Quindi rientra proprio nella nostra mission aziendale, quella di rendere il più possibile accessibile lo sport a tutti, unire e soprattutto seguire molto, in maniera molto forte, il segmento di società sportive. In questo caso il volley, quindi la pallavolo, uno sport che a livello nazionale ha dei numeri importantissimi, quindi sappiamo che l'Italia, come dire, porta alta la bandiera dei numeri di iscritti allo sport della pallavolo, quindi ancora più importante proprio perché l'importanza dello sport a livello nazionale ha veramente una grossissima cassa di risonanza.